Ancora un buon pomeriggio dal Friuli di Udine, da Roberto Scarpini. Diciamo finalmente un buon pomeriggio, visto che si gioca in notturna ormai da tante partite e anche tutte le prossime saranno da disputarsi con la luce artificiale. Ma per non farci mancare nulla, anche giocando di pomeriggio, luce artificiale anche quest'oggi, perché il tempo, la pioggia che ha iniziato a scendere nel corso della mattinata e le nuvole e la condizione di buio praticamente hanno obbligato ad accendere gli addetti allo stadio le illuminazioni dello stadio Friuli. Stadio Friuli che si presenta sufficientemente ricco di pubblico. Arriva l'Inter, è sempre felice quando arriva l'Inter il cassiere. E allora andiamo subito a vedere le formazioni con cui si contenderanno la posta in palio la formazione dell'Udinese e la nostra Inter, che arriva con una importante, possiamo dire, emergenza. E allora vediamo Inter che ha, ricordiamo, quattro giocatori bloccati da squalifica: sono Samuel e Cordoba, che sono seduti qua sotto in tribuna, Cambiasso e Muntari. E allora non ce la fa a recuperare Materazzi, che è in panchina. In difesa gioca Thiago Motta, accanto a Lucio, a Maicon e a Zanetti. Big Mac Mariga e Deki Stankovic sono i due mediani. Balotelli, Snyder, Pandev e Milito, il poker offensivo con Toldo, Eto, Materazzi, Quaresma, Krihin, Donati, Arnautovic in panchina. La formazione dell'Udinese 3-4-3, il modulo con Andanovic fra i pali, Zapata, Code, Lukovic, i tre difensori, Quadrado e Pasquale, i due terzini aggiunti, Inler e San Marco, i due mediani, Pepe, Sanchez e Di Natale, il tridente. E allora subito andiamo a vedere come inizierà la gara con Giulio Cesar di nero vestito che si va a posizionare. L'arbitro della partita è il signor Bergonzi di Genova, Giordano e Ghiandai, i due assistenti, Pierpaoli è l'assistente numero 4, cioè il quarto uomo, che parla con il direttore di gara, si consultano, consultazione dei due portieri, e si è pronti per iniziare a raccontare questa affascinante sfida, mentre arrivano anche Floro Flores e Obodo qua in tribuna. Sono tanti oggi i giocatori dell'Inter presenti sugli spalti. Subito un retropassaggio con Andanovic attaccato dal Principe, che deve mettere il pallone in tribuna, e quindi si parte con una rimessa laterale offensiva. Rimessa laterale che va a effettuare il Colosso, viene incontro e riceve Deki. Deki scarica su Big Mac, che controlla questo pallone, anticipato Pepe, allontana, e Di Natale, anzi Sanchez, che prova a far partire l'azione di rimessa. La rapidità dei tre, subito il cambio con un lancio lungo a cercare Di Natale e Pepe, l'uscita di Giulio Cesar protetto nella circostanza anche da Lucio, e si può ripartire con la palla giocata da Big Mac per Maicon. Maicon vede il movimento di Balotelli, lo cerca con un lungo linea e si guadagna il primo calcio di punizione. No, dice di no Bergonzi, pensava avesse dato l'irregolarità di Pasquale ai suoi danni, vediamolo. In realtà il piede glielo aggancia, ma non è di questo parere Bergonzi, quindi si riparte con Lukovic in possesso sfera. Palla per Inler, ancora Lukovic, lo attacca Snyder, cerca di non fare girare il pallone, retropassaggio ancora per Andanovic, ci va ancora Milito con Andanovic che appoggia corto per Zapata, sale il pressing di Pandev, costretto alla giocata sporca, Sanchez riesce a tenere palla viva. E allora l'appoggio sulla destra per Quadrado, cercano la giocata in velocità con il colombiano che avanza, arriva al limite dell'area, pericolo, attenzione Di Natale, il taglio di Pepe, solo contro Giulio Cesar, e il gol dell'Udinese. Udinese in gol dopo un minuto con Simone Pepe, una bellissima azione, questa si è sviluppata sulla destra con il taglio di Pepe assistito da Di Natale, ma bravo è stato il ragazzino Quadrado a guadagnare la superiorità numerica. Posizione che ci sembra regolare, vediamo, ci stanno chiedendo qua se la posizione è regolare, vediamolo il taglio, sì, direi di sì, direi che la posizione è regolare, il taglio dentro con Maicon che si ferma, ma sta arrivando da dietro, Pepe viene sorpreso. Allora subito in salita questa gara con l'Udinese in vantaggio, l'assist di Natale, il taglio di Simone Pepe che realizza il suo secondo gol in campionato per questa stagione. E allora la palla giocata da Snyder per Pandev, subito in salita la sfida qua al Friuli con l'Udinese in vantaggio di un gol. Palla che viene battuta lunga per il controllo di Pandev, posizione regolare, salta l'uomo, entra in area, attenzione, chiamano 1-2 con Milito, palla che viene cercata sulla laterale per Snyder, niente da fare,
Niente da fare, niente da fare. E allora c'è un rilancio in avanti, nulla di che nella circostanza, con il pallone recuperato da Mariga. Palla che viene giocata su Deki Stankovic, ancora Big Mac controlla questo pallone, lo appoggia all'indietro ancora per Deki. Deki cambia per Milito, buono l'1-2, attenzione Mario, aggancia il pallone al limite, Snyder dentro per Pandev, esce con sostanza Lukovic nell'anticipo, poi Sanchez servito da Di Natale, prova l'azione personale, lo chiudono in 5 nerazzurri, anzi in 6, molto attenti i 4-2, ma presi d'infilata alla prima azione offensiva. Sanchez se ne va sulla destra, il suo cross taglia l'area, palla recuperata da Pepe, il colpo di testa fuori, Di Natale cerca il colpo di tacco con Pepe ancora e poi Lukovic che sale a supporto della manovra offensiva dei suoi. Hiller attaccato da Mariga, gli porta via palla, Balotelli cerca il lancio immediato di esterno per Milito, la chiusura è del numero 13 Coda che allontana il pallone dalla zona pericolosa appoggiandolo ad Andanovic che fa ripartire Lukovic. Palla che viene giocata all'indietro, il pallone adesso ancora all'indietro verso il portiere, molto alta la posizione di Giovanni Pasquale che cerca di mettersi in mezzo tra Maicon e Mariga vicino a Pepe, come a cercare di creare una superiorità in quella zona. L'errore di Andanovic è già la volta che sbaglia il rilancio. Mariga alla Maicon, cerca Snyder, lo trova, l'appoggia dietro ancora per Big Mac, ancora per Wesley attaccato da Hiller, il giro palla orizzontale per Tiago Motta che appoggia per Deki, buona la circolazione sulla laterale per il capitano. Pupi indossa una vistosa fasciatura alla coscia destra, palla larga, attenzione con Pandev, fuori per Deki, c'è Snyder poco distante, cerca sulla laterale destra Maicon che controlla di piatto, palla di prima per Wesley, tutti sotto la linea della palla tranne Di Natale, i giocatori friulani. Maicon prova il varco centrale, attenzione che va dentro, attenzione che va, cerca e trova la collaborazione di Mario Totti, carica il destro, il tiro, è gol! Mario! Subito il gol del pareggio con una sassata imprendibile al minuto 5. Il gol di Balotelli e siamo 1-1. E siamo 1-1. Subito ripresa in mano la gara con una bella circolazione della manovra e la grande botta di Balotelli che controlla, carica un destro e beh qua dobbiamo assolverlo Andanovic, non era facile, era quasi un rigore, vedete che se la piazza proprio per calciarla di controbalzo. E ha fatto un gran gol, qua vedete anche coperto Andanovic, bravo Mario e togliamogli la colpa al portiere, merito solo di Mario. L'errore di Pasquale, si porta la palla in out, è rimessa per noi, forza ragazzi, abbiamo subito ripreso in mano una partita che non ci era piaciuto come inizio con il gol subito ad opera di Simone Pepe, allora può ripartire la manovra adesso con una rimessa con le mani, pallone che era terminato oltre la linea bianca. Mario controlla, appoggia all'indietro per Mariga, lascia Maicon, lo attaccano in tre e allora si va in sicurezza da Giulione Cesar che controlla e batte lungo cercando Pandev, c'è il capitano che di petto viene servito, controlla, un cliente difficile, qual è questo Sanchez, giocatore cileno molto rapido, molto veloce, un peperino come si dice, anche molto giovane. Palla che viene recuperata adesso dalla difesa dei friulani con Pasquale, un prodotto del nostro vivaio. Palla di Maicon, rilancio in avanti per Milito, prova a giocarsela con Lukovic, palla che va però direttamente in out. Allora nulla di che in questa azione offensiva, la rimessa sarà affidata proprio a Pasquale. Pasquale guarda il piazzamento di Pepe, l'unico che gli si propone, arriva anche Di Natale in seconda battuta, Pepe di testa, palla con l'elastico, Pasquale, Big Mac la controlla, Maicon cerca lungo linea per Balotelli, si deve girare, prova a passare con Pasquale che rimane fermo, protesta Mario perché voleva un calcio di punizione a favore, si recupera lui la palla con Snyder, va dentro, attenzione Wesley, salta l'uomo, messo giù, punizione dal limite e ci starebbe anche una mariglia qua, ci starebbe anche una mariglia, la grande giocata di Balotelli che va a recuperare un pallone e c'è l'ammonizione per Coda al minuto 8 perché Snyder qua l'ha assaltato e andava in porta e c'è un calcio di punizione, forza ragazzi.
Intanto rivediamo, la regia ci ripropone la gran botta, mentre José Mourinho con accanto a José Moraes sta prendendo appunti. Calcio di punizione con Pandev, Sneijder e Balotelli sono in tre che si giocano questo pallone. Vediamo chi andrà a battere, con il destro Wesley, con il sinistro Goran. Vediamo. O forse la botta forte di Mario, che potrebbe cercare il palo dove ha già messo il gol dell'1-1. Forza, attenzione, fischia Bergonzi. Minuto, sono 8:22. Parte Wesley, palla a giro, mamma mia! Va a sfiorare il palo alla destra di Handanovic, piuttosto fermo nella circostanza. Punizione battuta molto bene. E il portiere l'ha vista tardi, vedete che la vede tardi, esce a lato, ma non mi sembrava in questo caso impeccabile la mossa, il movimento di Samir Handanovic, portiere compagno di nazionale di Crene, lui è il titolare. René è la giovane speranza del calcio della sua terra, della Slovenia. Palla giocata da Sanchez, il colpo di tacco Quadrado lascia il velo per San Marco, rimpalla Dechi, recupera Inler, si allunga troppo il pallone, Mario viene a recuperare questa sfera, poi bravo a scambiare con Thiago, poi Dechi, apertura, applausi sulla sinistra per Pupi. Possiamo ripartire con un'azione giocata dal capitano che se ne va, apertura per Goran, scivola Goran ma riesce da terra a dare all'indietro ancora al capitano. Wesley, Big Mac, attenzione, c'è Maicon sulla destra, giocata semplice, lineare, pulita per Maicon che controlla, punta Pasquale, se lo beve, se ne va, attenzione, arriva Pepe in seconda battuta, cerca di andare al cross, salta anche Pepe che commette forse un po' di ostruzione, ma quel tanto che serve a favorire il recupero di Pasquale. Allora vengono fuori loro, palla al piede con Iller all'indietro, Lukovic calcia via Big Mac, anticipa Di Natale, poi il capitano all'indietro per Lucio, anzi Thiago Motta che controlla questo pallone, lo appoggia all'indietro su Giulio Cesar, Lucio che si fa vedere, attaccato adesso da Simone Pepe, viene incontro Dechi, prova ad andarlo a prendere Inler, usciamo dal loro tentativo di pressing con il capitano sulla corsia di sinistra che può andare a controllare, perde il pallone, allora il rilancio di Quadrado a tagliare il campo, voleva servire uno tra Pepe e Di Natale, giocata imprecisa, si riparte quindi con una rimessa a favore dei nostri che si incarica di effettuare Maicon. Palla rimessa per Mario, il colpo di Milito, Mario dentro per Sneijder, buono il controllo, resiste a un intervento irregolare, appoggia la palla per Dechi, di prima per Pandev, controlla, c'è Zapata su di lui, palla dentro, non passa, Big Mac è il più lesto a recuperare questo pallone, se l'allunga un po' troppo, ha in vantaggio Pasquale, poi arretra riprendendo subito la posizione Mariga, lasciando a Pepe l'incarico di giocare questo pallone, c'è il cambio di gioco sulla destra per il colombiano Quadrado. Palla che viene giocata sulla tre quarti con Sanchez che tenta l'azione personale, riesce ad andare al cross, il pallone però è troppo alto, non ci può arrivare nessuno, la palla termina a lato e quindi si riparte con una rimessa affidata a Maicon. Colpo di testa di Mario, fa proseguire il pallone, c'è Lukovic, coda che scaraventa il pallone in avanti, Di Natale lo aggancia bene, Lucio glielo tocca via, Inler, palla giocata su San Marco ancora per Di Natale, ancora Inler sullo stretto, attaccano dalla sinistra con Pepe, sovrappone Pasquale, può andare al cross, attenzione che a campo nessuno che esce incontro, Pasquale manda vuoto Maicon, tenta il tiro, respinta corta di Giulio Cesar che non trattiene e possiamo andare in ripartenza con Sneijder anticipato da Zapata, coda, Pepe ancora molto mobile, pericolosa questa azione di Pasquale che si è trovato indisturbato a poter entrare in area, ha tentato anche il tiro, un tiro non velenoso ma che Giulio Cesar non è riuscito a bloccare, l'ha soltanto deviato. Intanto c'è un buon intervento di San Marco che recupera un pallone sulla tre quarti, palla dentro, ancora il tiro di Natale, questa volta su assist di Sanchez, rimpallato dalla nostra difesa con la palla che va in out. Applausi da parte del pubblico che era gradevole, ha già offerto le emozioni dei due gol e anche qualche altra buona opportunità. Vedete il tiro sul primo palo, respinge, poi
poco distante c'è Lussio che può allontanare. Ripartono loro con Mario che recupera l'ennesimo pallone, bravo Marietto, ha fatto il gol, ha recuperato il pallone, ha innescato anche un'azione pericolosa. Pande non si intende con Milito e i quattro lasciano una ripartenza adesso all'Udinese con l'avanzata di Pepe, il taglio dentro per Sanchez, chiude bene il capitano. Rimangono proprio spezzate le due linee, non si sbilanciano molto in fase offensiva i due mediani, Dechi e Mariga. Viene lasciata la giocata offensiva a quei quattro che comunque sono problemi loro andarli a gestire. Ci proviamo con Pandev, Milito, Snyder, parte in dribbling, il primo uomo lo salta, il secondo no, e allora ripartono loro con Hiller e San Marco sullo stretto, mandano a vuoto Big Mac, adesso a campo San Marco, può avanzare ma l'uomo più avanzato deve giocare all'indietro per Di Natale. Di Natale cerca il cambio sulla sinistra per Pasquale, viene Balotelli a prenderlo subito, bravo Mario in fase di copertura, adesso Hiller che gioca questo pallone sullo spazio, si muove, riceve Pepe, Pepe l'autore del gol con cui era andato in vantaggio l'Udinese. Attenzione alla palla, Sanchez al limite, parte in dribbling, salta un uomo, cerca da dentro Di Natale, carica a sinistro, Lussio rimpalla, poi esce palla al piede il gigante Lussio e allora si riparte con Lussio che prova a mettere in movimento Pandev, buona la giocata, da questa parte scatta Balotelli, non ce la fa a servirlo e allora si può giocare la palla su Dechi che arriva in appoggio, cerchio di centrocampo, Maicon sullo laterale, ecco Mario che riceve, può avanzare, adesso però è rientrata tutta la linea difensiva dei cinque difensori dell'Udinese, palla per Pandev, Pandev si gira, faccia la porta, siamo centrali adesso con Dechi, Mario, Pandev cercano di andare, cade a terra, l'arbitro dà il calcio di punizione per il fallo fischiato a Aleksandar Lukovic ai danni di Balotelli. Mario che uno contro uno lo salta, tiro io, dice, vuole tirare Mario, ha fatto richiesta esplicita a Wesley, tiro io, l'1-2, vedete che lo salta, Lukovic rimane in opposizione, fermo, ostacolandolo, per l'arbitro è calcio di punizione. C'è Muntari, non c'è più il Cuccio, si è andato a mettere anche Munta accanto a José Mourinho, sono tutti lì in fila i nostri, c'è anche Cordoba, c'è anche Walter Samuel, quindi gli squalificati nerazzurri. Mario vuole tirare da lì, attenzione. Stanno parlottando lui e Snyder. Tutte e due hanno il colpo forte da quella posizione, potrebbe esserci anche il cross. Vediamo. Parte Mario, carica al destro. Mamma mia, mi ero alzato in piedi sul seggiolino perché dava la sensazione di volersi andare a incuneare nell'angolino là dove ci sono i nemici dell'igiene. Invece è uscita di un nulla, ma una grande botta questa di Balotelli che recupera ancora un pallone, si avanza, attenzione, un po' sbilanciati loro, Mario prova ad andare, scarica su Snyder, anticipato con la punta dall'intervento preciso in questo caso di Coda e allora Pepe fa ripartire la manovra per i padroni di casa, cerca di saltare Big Mac, non si fa saltare, allora Hiller recupera il pallone, lo appoggia a San Marco, l'ex blucerchiato lo appoggia sulla corsa a destra di Zapata, Quadrado, il colombiano va al cross, regala la palla alla nostra difesa con Maicon che può recuperare e far ripartire la manovra attraverso Mariga. Snyder viene a prendere il pallone basso, lui il raccordo tra la manovra dei difensori, dei due mediani e i tre là davanti. Dechi, si muove Milito che scambia ancora con il Drago che appoggia lateralmente la palla per il capitano, Puppi ancora per Stankovic che prova a innescare Balotelli, il taglio, l'anticipo è di Coda, recupera la palla vagante Pepe, molto mobile Pepe, palla gestita adesso da San Marco e può ripartire l'Udinese che cerca la giocata profonda per Di Natale. Sanchez prova ad andare da solo contro il capitano, cerca l'1-2, lo ottiene con Di Natale ma guadagna soltanto qualche metro, Puppi ancora lì, c'è Dechi in seconda battuta, attenzione l'inserimento di San Marco, il velo, Hiller carica al destro, cerca il filtrante, Lussio e Thiago Motta, anzi è Lussio che esce in disimpegno, poi rilancia sul corpo di Sanchez, un furetto che non ti regala mai nulla e allora è un po' in difficoltà, adesso con un Montblanc si libera del pallone appoggiando al capitano, usciamo in palleggio dentro l'area di rigore da fuori classe veri. Wesley si riparte, abbiamo superato il quarto d'ora, sono 17-1-1 tra Udinese e Inter per il gol al primo minuto di Simone Pepe, il pareggio di Mario, eccolo qua Maicon, non riesce ad agganciare un pallone che gli avrebbe spianato una superstrada verso Handanovic, peccato, ma bellissima l'apertura a tagliare il campo da parte di Balotelli che lo ha trovato tutto solo con la difesa
un po' sbilanciata, lì Pasquale era rimasto troppo alto, gli chiede Marino di stare alto, ma sulle ripartenze deve essere molto più lesto a ritornare, perché lesto era stato Maicon ad andare da solo in quella zona, avrebbe avuto l'uno contro uno con Lukovic. Scivola Milito, ricordo che sta piovigginando a Udine, il terreno però appare in buone condizioni. Una serie di errori facilitano adesso la giocata di Coda, intanto Balotelli è andato a sinistra, Pandev è venuto a destra, cerca Pasquale, la veloce con Di Natale, controlla, ma c'è Big Mac che fa buona guardia lì davanti, e allora Dechi si ferma, Wesley viene incontro, riceve, San Marco cerca di fare opposizione ma viene saltato, l'1-2 con Milito, ancora Wesley cerca l'apertura per Mario lateralmente in vantaggio su Sanchez che lo contrasta in maniera irregolare, prende un colpo alla caviglia, Sanchez se la ride con Balotelli dicendo non ti ho toccato, Mario pronto a rialzarsi, ha fatto una caduta, vediamo se la regia ci aiuta riproponendoci l'episodio, mentre José Mourinho non sta prendendo appunti in questo frangente. Mario è in netto anticipo, l'altro lascia lì la gamba, lui per saltarlo cade a terra, c'è comunque il gesto irregolare della gamba allungata quantomeno da Sanchez, quindi giusta la punizione che batte sulla destra Wesley per Gogo Goran. Pandev adesso da lì si devono accentrare per andare al tiro, non trova Pandev il movimento di Snyder, dopo profonda la giocata Andanovic può recuperare, siamo a minuto 20 con le squadre ferme sull'1-1. Zapata che avanza e mette in movimento Sanchez, mobilissimo, si deve girare, Snyder alle sue spalle, lui se ne va a doppio passo, salta Stankovic, c'è il capitano però che non c'è doppio passo che tenga, mette il piedone e si riparte noi con Big Mac, all'indietro per Thiago, ricordiamo che l'Inter gioca con un solo difensore centrale a disposizione, con Thiago Motta messo nel ruolo di difensore centrale, palla che viene giocata adesso da Lukovic, l'apertura di Pepe per Pasquale, sbaglia la giocata e Maicon che intercetta, cerca il movimento Milito, subito servito, attenzione, centralmente viene Maicon, vediamo se lo aggancia, palla buona, Maicon solo, e gol, 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 e colosso che gol, e colosso che gol, e colosso che gol, bellissima azione al minuto 20, mamma mia! Che bella azione, Inter in vantaggio, tutta un tocco, l'anticipo di Maicon, l'apertura per Milito, il taglio dentro, Dechi di prima, nello spazio per Maicon che al volo la mette all'incrocio, veramente un gran gol, veramente un gran gol, guardiamolo ancora, Dechi per Maicon al volo di collo esterno, palo e rete. La palla giocata benissimo da Pandev per Maicon. E allora si riparte con Inter in vantaggio per 2-1, un'azione capolavoro dei nostri, capolavoro al minuto 21, un gol bellissimo siglato da Maicon. E adesso vediamo di gestire questa partita che stavamo facendo e giocando fino a questo momento alla grande, ma non dobbiamo certo fermarci adesso che abbiamo fatto il gol del vantaggio. Lukovic riceve da Coda, può avanzare Pasquale sulla sinistra, si propone, scambia Lukovic con Pepe che gli rende il pallone, ancora Lukovic cerca Pasquale nello spazio, Maicon allontana svirgolando questo pallone, il capitano per sicurezza calcia il più lontano possibile, ma l'aggancia Gogo Goran che controlla bene, attaccato da Quadrado, attenzione Hiller che arriva da Tergo che gli porta via il pallone, lo tampona, lo butta giù, c'è cioè calcio di punizione per il fallo dello svizzero turco, Gökhan Hiller, giocatore che interessa molti club questo, ma come sempre la politica dell'Udinese è quella di pescare in giro per il mondo dei ragazzi giovani interessanti. Andando Mario prova ad andarsene nell'uno contro uno con Pasquale, serve Principe, attenzione nella tre intorno, appoggia Big Mac che serve Wesley, Wesley dentro per Milito che fa movimento incontro e lui gliel'ha messa dietro il difensore, applaude Principe perché era giusta l'idea di Snyder, lui gli ha fatto la finta, poi è andato incontro, intanto rivediamo ancora il gol, Maicon, Milito, Gogo Goran di prima, il colpo di collo esterno per l'incrocio e la palla dentro, attenzione che ripartono loro con Sanchez, gara gradevole, lo contrasta Pandev, palla larga per Quadrado, troppo lunga la giocata per il piccoletto colombiano e si riparte, bravo, bravo gli dice Pupi a Pandev, bravo, perché? Perché si è fatto 40 metri andando a inseguire,
e sta parlando anche con Decchi. È una partita di altissima concentrazione dove l'assenza dei difensori centrali, sono tutti qua sotto la mia postazione in tribuna, qui avremmo di che poter fare sostituzioni, ma non si può perché sono squalificati. Allora c'è un Thiago Motta che fino a questo momento è stato lì, ha fatto il suo, tranquillo. Palla dentro, troppo alta per Goran che commette però fallo ai danni di Cuadrado, calcio di punizione. Calcio di punizione che può andare a battere il suo connazionale Zapata. Palla che viene portata sulla laterale per Lukovic. Attaccato da Snyder, riesce a liberarsene non senza difficoltà e qualche borbottio del pubblico. Palla centrale per San Marco, mette in movimento Sanchez, si gira, attaccato da Decchi, sulla laterale c'è Cuadrado, eccolo servito, cerca di andare al cross uno contro uno con il capitano, scivola, arriva Decchi, tocca via il pallone, lo mantengono però ancora loro, poi c'è il fallo di Stankovic ai danni del giovane colombiano, c'è un calcio di punizione per l'irregolarità fischiata a Decchi ai danni di questo ragazzo, vedete è proprio giovanissimo con questo cespuglione in testa pieno di ricci. Calcio di punizione che va a battere Simone Pepe e sarà lui ad incaricarsi della battuta della punizione dalla laterale destra con Pandev che deve arretrare su indicazione di Bergonzi ai 9:15. Allora è pronta, Pepe sta dando delle indicazioni ai suoi, dice ve la voglio mettere dietro la linea dei difensori, vediamo. Parte l'arbitro che deve fischiare, parte la traiettoria, palla sul secondo palo, Zapata non ci arriva, la tocca poi Big Mac, la recupera di Natale, cerca di andare subito al cross, è chiuso, allora fuori per Pasquale, parte il cross sul palo lontano, Zanetti, palla che rimane lì con Zapata, usciamo palla al piede, no, con un rilancio, recupera Cuadrado, palla larga sulla destra per Pepe, ancora il cross, la deviazione di Pupic, il primo corner della gara è in favore della formazione dell'Udinese quando abbiamo quasi raggiunto il 25esimo con il risultato di Udinese 1 Inter 2 per i gol di Pepe, Balotelli e Maicon. Attenzione alla rincorsa dalla destra, parte la traiettoria, colpo di testa che manda pallone altissimo da parte di Hiller sopra la porta e allora si può ripartire con Giulio Cesar. Intanto lo speaker sta dicendo delle cose che fanno scattare dei sorrisi, io non riesco a sentire quello che sta dicendo, quindi mi concentro sul mio, cioè sui 90 minuti, su questo rilancio della Chiappasogni che nulla ha potuto nella prima occasione quando Pepe gli è piombato davanti. Sanchez si libera bene di Snyder e di Zanetti, gioca centralmente per Hiller, Pandev viene ad accorciare, profondità per Di Natale, allarga per Pasquale che partecipa molto alla manovra offensiva. Pepe, attenzione, uno contro uno con Maicon, cerca di saltarlo, cerca l'1-2 al limite, San Marco la veloce con Di Natale, poi si chiude la nostra difesa, De Lucio che esce, palla al piede, cerca e trova la collaborazione di Wesley, siamo oltre la linea mediana del campo, sulla laterale sinistra è Mario che punta Zapata, uno contro uno, si accentra, carica un destro parato facilmente però da Andanovic, ha cercato il tiro senza però particolari difficoltà questa giocata da parte di Balotelli. E allora Lukovic ancora, palla di coda, coda per Zapata, Zapata mette sulla destra per Cuadrado che può avanzare, Decchi lo viene a prendere, c'è Sanchez, scarica il pallone sul compagno, allora Sanchez che va in dribbling, salta Stankovic, a grande dribbling questo ragazzo, poi dentro per Pepe, imprecisa la giocata, Goran controlla le spalle del Romano e allora si riparte con la giocata su Milito, Milito che protegge questo pallone attaccato irregolarmente da Aleksandar Lukovic, calcio di punizione preciso nelle irregolarità, Lukovic fino a questo momento è stato quasi sempre irregolare nel cercare di anticipare i nostri attaccanti. Decchi, Wesley, palla sulla sinistra per Pupi, avanza e trova la collaborazione di Balotelli che prova a puntare il Cuadrado, è chiuso, raddoppiato all'indietro ancora per il capitano, ancora Stankovic, Big Mac controlla questo pallone, può aprire, vediamo, no, non rischia. Thiago Motta non l'abbiamo quasi mai nominato se non in qualche circostanza, ma attenzione Wesley, un rimpallo con Decchi che va in allungo, ancora Wesley che tocca il pallone, cerca di toccarlo in out ma resistono loro, ripartono, pericolo, attenzione Di Natale sotto contro Giulio Cesar che gli esce contro e la palla scivola su per Di Natale a fondo campo, quindi sfuma questa azione che nasce da una palla perduta sul nostro possesso in cui loro sono stati veloci
a ripartire. Intanto prende un colpo alla spalla Totò Di Natale, rivediamola questa azione, è regolare la sua posizione, viene innescato con questo lancio in profondità, vedete che scivola e cade male, eccolo qua, mette il braccio male, si è infortunata una spalla, è scivolato, terreno che sta iniziando a diventare insidioso, complice questa pioggia di cui facevamo cenno poc'anzi. Intanto c'è da ripetere questo rilancio perché Bergonzi non era ancora in posizione, mentre Di Natale è ancora a bordo campo assistito dai sanitari bianconeri. E allora si riparte con il rilancio che questa volta Giulio effettua con un tocco al limite su Lucio, si parte con azione manovrata con Dechi, rimangono bassi, non vengono a fare pressing nella nostra tre quarti, ci aspettano per poi lanciare il pressing quando la palla diventa un pochettino più insidiosa. Adesso Big Mac che controlla questo pallone sulla laterale per Mario, Mario appoggia Pupi, Pupi dentro subito per Milito, raddoppiato per De Palla, e allora Sanchez parte in dribbling, c'è il fallo commesso da Mariga e c'è l'ammonizione per Big Mac per questa giocata, no, solo calcio di punizione, mi sembrava di aver visto Bergonzi andare, forse l'ha rimproverato, il primo fallo gli ha dato il rimprovero. Palla giocata adesso da Hiller all'indietro per Pasquale, cerca di lanciare, anzi era Lukovic di lanciare Pasquale ma non vi riesce, i paroli di coda di prima per Hiller, cerchio del centrocampo con lo svizzero che cerca qualcuno a cui dare palla, prova e trova sulla destra Quadrado che cerca di andare al cross contro il capitano, uno contro uno, palla fuori per Sanchez, Sanchez cerca Barco per il tiro, c'è la deviazione, c'è il secondo corner per l'Udinese nel corso di questa partita, mentre Di Natale è pronto a rientrare in campo, tiene l'ok dal signor Bergonzi. Attenzione ragazzi che non avete visto, ma c'è Di Natale che sta rientrando, attenzione, allora cercano proprio lui con una palla lunghissima, allontana la nostra difesa, Pandev aggancia questa palla ai 30 metri, appoggia all'indietro per Maicon che tocca ancora per Big Mac, ancora Maicon prova a mettere in movimento davanti Milito, c'è l'intervento di Lukovic che fa venire un po' di sudore ai suoi tifosi, però è bravo nella circostanza a gestire con calma questo pallone. Hiller intanto si va a scaldare un giocatore della panchina dei friulani, attenzione San Marco cerca il cambio di gioco sul fronte di destra, Balotelli in ripiegamento colpisce male, poi Pupi tiene palla viva, si libera di Quadrado resistendo a una giocata irregolare, ferma il gioco Bergonzi, comanda il calcio di punizione, l'esperienza di Pupi che anche in questo caso non si è fatto sorprendere dalla vivacità del giovanotto classe 88, giovanissimo questo Guilherme Quadrado. Calcio di punizione con il rilancio affidato a Giulio Cesar, dicevo che nelle due panchine Dominici, Ferranetti e Samoa, Badu, Lodi e Geco, questi i cinque della panchina dell'Udinese, ce n'è uno, mi sembra Geco, che è andato a iniziare un po' di riscaldamento, tutto fermo sulla nostra dove in panchina ricordiamoci Beppe Baresi. Colpo di testa di Hiller che anticipa Balotelli, Quadrado recupera il pallone sulla laterale destra e cerca di impostare una nuova azione scambiando con Sanchez, l'1-2 con Quadrado, il fallo di Zanetti, poi quello di Balotelli, l'arbitro comanda il calcio di punizione, calcio di punizione già battuto, attenzione, loro avanzano sulla destra con Sanchez, il cross è imprecisa, la giocata del piccolo cileno, e allora si riparte con una rimessa ancora affidata, eccolo qua l'irregolarità di Zanetti in precedenza, poi quella di Balotelli, c'è cioè il 2-1, calcio di punizione. Rilancia Giulione quando abbiamo superato la mezz'ora da 1 minuto e 30, 31 e 38 i minuti giocati, il rilancio, la testa di Hiller, dai, poi Dechi di testa, dai, palla recuperata da Sanchez, accorcia Snyder, poi Lucio esce, palla al piede, se ne va in azione personale, salta un uomo un secondo, terzo, arriva al limite dell'area, pronto a battere il cross dentro, calcia male però nel momento più importante, allora Pepe, Big Mac, rimpalla ancora Pepe con Lucio che lo va a inseguire, attenzione Maicon, grande giocata del colosso che non si fa sorprendere, Pandev controlla il pallone, parte in dribbling, si allunga troppo la sfera e Snyder il più lesto, fallo di Hiller su di lui, calcio di punizione per noi, siamo sempre noi in anticipo, loro sempre leggermente in ritardo, vedete l'entrata irregolare di Hiller che prende il piede di Snyder che lo aveva saltato, calcio di punizione battuto sulla laterale per Maicon, il tocco per Big Mac, Dechi dice fammi giocare una palla, Wesley, eccolo qua al drago,
si ferma, si gira, appoggia ancora per Maicon, bellissima l'azione che ha portato al gol del vantaggio di Mike. Palla giocata dentro per Wesley, lo raddoppiano, cerca Pandev anticipato e allora Big Mac che controlla questo pallone. Attenzione, perde una palla con Pepe che gliela tocca via. Reclama la rimessa a proprio favore, non è di questo parere. Lascia le posizioni Mariga, lascia qua l'incarico di far ripartire l'azione. Rivediamo il tocco finale, da qua non si capisce, da qua non si capisce molto. Palla che va nuovamente in out, nuova rimessa effettuata, attenzione. Dechi sventaglia sul fronte opposto per Balotelli, controlla con il corpo, Cuadrado su di lui, uno contro uno, Mario si ferma, appoggia l'indietro per Pupi e allora ancora Stankovic. Eccolo qua Mariga per Pandev, cambia tutto sulla laterale, male per Balotelli, si intercetta, si intromette Sanchez che recupera, Hiller può ripartire l'azione di rimessa con Pasquale tutto solo da questo lato. Eccolo qua Big Mac che lo viene a prendere in consegna con Pasquale che appoggia di tacco per Pepe che cambia tutto sul fronte opposto per Cuadrado, fa scopa con l'azione di prima con la giocata imprecisa. Mario cerca di intercettare ma viene anticipato poi da Zapata, la veloce con Di Natale, Zapata, ancora Sanchez, attenzione dentro, scusate, era Sanchez non Di Natale anche nel primo tocco. Poi la giocata vincente di Julio Cesar, si riparte ancora una volta con la gestione del pallone e allora riproviamo ancora una volta con questo rilancio lungo, palla in zona Pandev, il controllo in anticipo di Pasquale, Wesley per Goran, fallo su Snyder che rimane a terra, si rialza, fallo anche su Pandev che mantiene possesso, poi Mario di prima per Dechi che può allargare sulla destra per Big Mac, sulla laterale c'è Maicon, viene servito, avanza Maicon, cerca il taglio dentro per Pandev che non riesce a controllare bene questo pallone e recupera quindi Handanovic e quindi si riparte con il rilancio. Il tocco corto per l'intervento di Zapata che può avanzare, avanza fino a metà campo, mette in movimento Sanchez che accorcia sempre, viene incontro e lascia spazio dietro di lui per Cuadrado, eccolo servito, lo va a prendere Dechi, cerca di andare, Dechi gli tocca via il pallone, palla che se ne va in out. Allora rimessa effettuata con il pallone che viene giocato all'indietro da Hiller per San Marco, San Marco per Coda, Coda che cerca il movimento di Sanchez, di Cuadrado, scusate, Mario lo contrasta, cade a terra, gli dice ma dai, ma alzati. Caduto a terra, vediamo il tocco, tocco c'è, gli prende un braccio, lui cade a terra, ci sta il calcio di punizione, assolutamente. Anche se per Mario era una giocata forse lieve. Pupi stai, teniamoli un pochettino più su, un po' più su, chiede un po' più spazio per l'uscita eventuale Julio Cesar. Parte Pepe dalla destra, palla dentro l'area, mancano il pallone tutti, l'arbitro vede una spinta di Zapata ai danni di Torracchichi Mariga e quindi si riparte con il calcio di punizione dentro l'area di rigore affidato a Julio Cesar. Sono 36 e 30 minuti nel corso del primo tempo, Inter in vantaggio per 2 reti a 1 per l'1-2 Balotelli Maicon dopo un minuto l'Udinese era andata in gol con Simone Pepe. Il rilancio in avanti, prova Mariga a prendere questo pallone, poi commette irregolarità facendo ostruzione ma dà il vantaggio Bergonzi perché Pepe riceve questa palla, il taglio dentro per Sanchez con l'uscita impresa sicura da parte di Giulione che mette subito con le mani in movimento il capitano e si riparte con Pupi che avanza, cosciona bianca quest'oggi come il soldato ferito che tiene una fasciatura. Palla che viene giocata da Big Mac e allora la palla, eccolo qua Maicon, buono movimento per Gogo Goran che si deve girare, lo attaccano in due, allora esce fuori dai due difensori, dai due centrocampisti, poi cerca il cambio di gioco su Balotelli anticipato e allora ripartono con Cuadrado, Sanchez la battuta lunga cercando Di Natale, imprecisa la giocata del cileno,
con Di Natale che si dispera, adesso poi l'applaude, però prima si dispera perché diceva fammi un passaggio, non ha avuto ancora palloni giocabili, quando li ha avuti Totò Di Natale è stato velenosissimo, regalando di fatto la palla del gol dell'1-0. Colpo di tacco di Milito per Pandev che rimane molto lontano dal compagno. Milito corre su Andanovic che sa che c'è piede di marmo e il rilancio questa volta è dentro, ma c'è la testa di Dechi, poi il colpo di testa di Lukovic, Pasquale e Pepe corrono per tenere vivo questo pallone, Pepe prova a lanciare velocemente per Di Natale, posizione regolare del capitano dell'Udinese che non ce la fa ad agganciare questo pallone, è giusta l'idea, gli dice imprecisa però la misura del lancio, troppo profondo. Maicon si riparte, 38, forza ragazzi, Inter in vantaggio per 2-1, calma dice Torachichi. Cambia tutto sul fronte di sinistra per Balotelli, controlla con il petto, bene, bravo, Quadrado su di lui, allora l'indietro per Thiago Motta. Ci sono anch'io, dice Thiago. Palla di Dechi per Mariga, Mariga per ancora Dechi, ancora Mariga, eccolo qua, il filtrante che non passa per Milito, chiede scusa, ripartono loro ancora con il pallone giocato su Sanchez, sovrappone Quadrado, intercettato il pallone dal capitano, con una mano, e c'è il cartellino giallo per Pupi, vediamo, ammonizione per Zanetti, un piccolo evento, ammonito per questo fallo di mano al minuto 39, vediamo se c'è ginocchio, palla sul ginocchio, ginocchio, quando la palla colpisce prima il corpo e poi la mano non è mai fallo, questa è la regola. Intanto lascia gli spalti José Mourinho, inquadrato dalle telecamere che si occupano solo di questo, e qua sotto rumoreggia un po' il pubblico. Intanto si riparte con Pasquale che prova ad andare all'azione personale, il filtrante per Di Natale, scarica fuori per Pepe, Pepe dentro, non c'è fuorigioco e c'è un cross che non trova che l'uscita facile di Giulio Cesar da parte di Pasquale, niente di che in questa circostanza. Quando mancano 5 alla fine il mister ha lasciato la tribuna per andare nella zona, non degli spogliatoi, dove non può accedere, ma in una zona probabilmente adiacente. Palla recuperata dalla difesa con coda, Inler cerca di innescare Sanchez, molto larga la giocata, il cileno ci arriva, arriva Quadrato a rimorchio, Quadrado, scusate, mi viene a chiamarlo Quadrato, palla che viene giocata proprio dal giocatore colombiano, smorzata da più e più e più piedoni, finché arriva facile da Giulio Cesar che rilancia lungo per Mario, controlla bene il pallone, Quadrado è già lì al disturbo, capitano per Dechi, viene a pressarlo San Marco, l'appoggio per Mariga, gioca male la palla Stankovic, San Marco riesce a recuperare quindi il pallone, poi a scambiare con Pepe, Inler, attenzione Sanchez che carica il destro dalla distanza, parata facile di Giulio Cesar sul tiro dai 28 metri, non particolarmente faticosa questa giocata per Giulione, un tiro centrale, ma sai che quando la palla, il terreno è un po' saponetta, è sempre un po' a rischio. Palla lunga, c'è un colpo al volto che prende Milito, l'arbitro dice di proseguire, Snyder che recupera questo pallone, vediamo se si accorge del compagno fuori, Balotelli carica il destro, il tiro parato, fa scopa con il tiro precedente, adesso chiedono di buttare fuori il pallone e protesta un po' pubblico perché dice ma come, la palla ce l'avevate voi e avete giocato, mentre Zanetti sta andando, parlo io che sono il capitano, vediamo che colpo ha preso Milito, che rimane dolorante, ha toccato al volto nell'azione precedente, vediamo quando la regia ce l'andrà a riproporre, eccolo qua, e beh. Per un fallo del genere Walter Samuel nell'ultima partita con la Sampdoria si è preso un rosso diretto. Milito si può rialzare, mi sembra di sì, toccato al volto da Aleksandar Lukovic, ha preso un colpo in faccia, stava meglio prima, Bergonzi lo invita a lasciare il terreno di gioco quando sono 42 minuti, Inter in vantaggio per 2-1. Non l'ha visto l'arbitro, se no sarebbe intervenuto dando quantomeno il calcio di punizione, ma non è riuscito probabilmente a vedere quello che noi con lo strumento televisivo invece abbiamo visto molto bene. Si riparte con una rimessa con l'Inter che cederà palla
ovviamente alla difesa dell'Udinese, lo fa Maicon servendo direttamente Handanović, andando a riprendere rapidamente la sua posizione. Palla giocata al limite, intanto rientra Milito per Cristian Zapata, Cristian Valencia Zapata, batte subito lungo cercando Sanchez, la testa di Thiago Motta che mette il pallone in calcio d'angolo, il terzo corner della partita, bravo gli dice Giulione. E allora dalla bandierina di destra va Sanchez, non ci va Pepe, vogliono essere veloci nel battere visto che mancano pochi minuti alla fine del primo tempo. Sanchez, palla dentro, il colpo di testa di Milito, corner ancora, sì, numero 4, che la palla impattata dal principe ritorna verso la bandierina e Sanchez ha aspettato di vedere dove cadesse. Ancora Sanchez, palla alta, Giulio esce dentro l'area piccola, palla sua, palla che era uscita però lungo il percorso, quindi si ripartirà con un rilancio da fondo campo affidato al portiere, il rilancio che Giulio si appresta ad effettuare adesso con l'Inter che risale e continua a scaldarsi, me l'ero dimenticato, forse anche il tecnico Marino si è dimenticato che sta facendo scaldare da circa 35 minuti un suo giocatore. Pandev cerca di agganciare questa palla che Mariga aveva toccato, allontana la difesa, poi Maicon, palla dentro per Snyder, anticipato, Maicon cerca di controllare, buono il tocco per Dechi, Dechi all'indietro per Thiago Motta che apre lateralmente per Balotelli, palla molle, Mario controlla disturbato da Quadrado, subisce il fallo e adesso fischia l'arbitro, l'irregolarità del piccolino Dani Di Mario. Mario che si è fermato quando, vedete, quando man mano che lo prende, poi lui si ferma e dice non c'è bisogno di aggiungere altro. Intanto c'è una buona, bella giocata di Mariga, poi Dechi, Wesley controlla, c'è Mario lateralmente solo a sinistra, palla giocata su Pandev, Pandev per Torakiki, abbiamo aggiunto un nickname a Big Mac, così ne ha due, come la maglia, la casa da trasferta. Palla per Dechi, eccolo qua Mariga che gioca questo pallone, vediamo all'indietro su Lucio, Lucio si fa attaccare da Di Natale, avanza, cerca Varchi, parte in dribbling anche su Hiller, cambia sulla laterale per Pupi, guardo il cronometro, guardo la lavagna del signor Pierpaoli che ci dirà che ci saranno almeno un paio di minuti, uno sicuro, forse anche due, da recuperare ancora, palla giocata da Wesley, si deve girare, buona l'apertura per Mario, siamo un minuto soltanto, parte il cross, dentro Milito, di testa, è gol, 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 è gol! Il principe, l'assist di Mario, il principe la mette nell'angolino, 1-3, 1-3, il gol del principe, il gol di Diego Milito, 15° gol in campionato. Applaudono gli spettatori del Friuli, una giocata bellissima sulla sirena, sulla sirena, guardiamo il cross di Mario, guardate è calibratissimo, lui la va a pizzicare nell'angolino per Handanović, niente da fare, preso e gelato, è il gol dell'1-3, bravissimo, bravissimo il principe, bravissimo Mario a regalare un pallone morbido da spingere dentro e allora adesso possiamo andare a prendere anche il tè dell'intervallo, c'è l'ultima azione dell'Udinese con Simone Pepe, Pepe cerca il taglio dentro per Di Natale, lo vanno a raddoppiare, all'indietro ancora per Pepe che sbaglia la giocata, Wesley attenzione, Wesley vediamo se c'è tempo per andare a provare a fare ancora un'azione con Bergonzi che controlla il cronometro, Mario che rallenta appoggiando a Stankovic, è scaduto il primo minuto di recupero, vediamo cosa dice Bergonzi che mette bocca, mette mano al fischietto, ancora fa giocare Snyder, guarda il cronometro adesso e ferma, non ancora, ancora Milito, però noi non affondiamo il colpo, teniamo palla, allora manderà tutti quanti a prendere il tè dell'intervallo, Pandev subisce un'irregolarità all'arbitro dal vantaggio, adesso basta così dice, allora finisce con i ragazzi in vantaggio per 3-1, sotto di un gol dopo un minuto con Pepe, poi Balotelli, Maicon e Milito, grande Inter qua al Friuli, pausa per noi ragazzi, lì nella regia. Nuovamente collegati con il Friuli per il secondo tempo di Inter-Udinese, gara che nei primi 45 minuti si è chiusa con l'acuto del principe Milito per il gol del 3-1 dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con Simone Pepe dopo un minuto, il pareggio di Balotelli al quinto, il gol bellissimo di Maicon al 20° e poi il gol dell'1-3 di Diego Milito al minuto 45. Adesso
non ci sono cambi nelle due formazioni, Udinese che riparte quindi con Handanović fra i pali, Zapata, Coda e Lukovic i tre difensori, Cuadrado, Inler, San Marco, Inler e Pasquale a centrocampo, e poi Sanchez, Di Natale e Pepe, i tre dell'attacco. La panchina, ricordiamo, ci sono il portiere di riserva venezuelano Romo, poi Domizzi, Feronetti, Asamoah, Badu, Lodi e Dzeko. Per quanto riguarda l'Inter, ricordiamo l'emergenza difensiva con Thiago Motta che sta giocando da centrale accanto a Lucio, che ancora non è rientrato in campo dalla zona spogliatoio, sta arrivando solo in questo momento. E allora Giulio Cesare è il portiere, Maicon, Lucio, Thiago Motta e Zanetti sono i quattro della linea difensiva, mancava anche Mario Balotelli, i due mediani sono Mariga e Stankovic, poi Pandev, Snyder, Balotelli e Milito, i quattro dell'attacco. Mettete a posto i parastinchi, dice il direttore di gara signor Bergonzi a Lucio, che va a prendere la sua posizione. Calcio d'inizio per noi, pronti per partire per il secondo tempo, un secondo tempo da gestire, complice il doppio vantaggio 3-1 appunto. Maicon, subito palla lunga per Pandev, controlla Goran, palla dentro per Milito, troppo lunga, Zapata riesce ad accorciare, poi Big Mac controlla il pallone, invece la difesa dell'Udinese che riparte con Pasquale. Pasquale cerca la percussione sulla sinistra, c'è un fuorigioco di Di Natale, fuorigioco di Di Natale sbandierato qua sotto, era comunque arrivato in anticipo, vediamola, eh sì, è oltre, nel momento in cui parte il lancio è oltre Thiago Motta, era comunque uscito per tempo Giulione a recuperare la sfera. C'è il rilancio di Giulio Cesar, vanno a riscaldarsi anche tra dei nostri, la nostra panchina con Toldo e Toma, Terazzi, Quaresma, Krihin, Donati e Arnautovic. Cambia di gioco dalla sinistra di Pepe per Zapata, buono movimento di Sanchez che manda vuoto Stankovic, palla dentro per Di Natale, lo chiudono in tre, cerca di gestire questo pallone, rimpalla sul corpo di Mariga, poi Maicon, poi Dechi, poi di prima per Pandev, anticipato, pulito da Lukovic, Inler che recupera il pallone, lo allarga sulla sinistra, Pepe murato da Lucio, gigante Lucio, e allora si riparte con il lancio lungo di Lucio a cercare Milito, il colpo di testa di un difensore che mette la palla in out, rimessa con le mani a favore dei nostri ragazzi, rimessa che possiamo andare ad effettuare sulla laterale di destra con Maicon che tocca il pallone all'indietro per Lucio. Lucio avanza, palla al piede, cambia tutto sulla sinistra per la giocata di Pupi, attaccato da Sanchez, poi Dechi lo va a pressare San Marco, si prende un calcione da dietro da Sanchez, va a chiedergli scusa, cambia il gioco Lucio sulla sinistra per Wesley, Wesley può avanzare, movimento elastico di Milito che viene incontro, però c'è la giocata imprecisa di Snyder, allora è Zapata, Cuadrado, escono loro, palla al piede, il tocco all'indietro per Coda, Coda attaccato da Milito, cambia sulla sinistra per Pasquale che può mettere il pallone a terra, c'è Pepe poco distante, eccolo servito, Big Mac gli va incontro, cerca sulla corsa ancora Pasquale, fa correre il pallone Maicon, la palla viene toccata da Maicon in out, palla che viene battuta direttamente, calcio d'angolo battuto, il cross dentro, attenzione la testa del capitano, scivolano tutti, Cuadrado recupera la palla al limite, Snyder la va a recuperare, poi Zanetti, Cuadrado vince ancora un tackle, si rialzi, gli dice, cade a terra in area il piccoletto colombiano, palla che viene recuperata adesso ancora da Sanchez, cerca con Inler di trovare Varco, Sanchez va da solo, salta secco il capitano, attenzione Sanchez, palla fuori, Inler carica al destro, Murato, la respinta, palla viva ancora, il tiro di Natale, il miracolo di Giulio Cesar, e la palla va in calcio d'angolo, insistita questa azione al terzo minuto con il tiro di Di Natale che impegna Giulio Cesar in una parata impegnativa. Intanto rivediamo la circostanza di prima con il tamponamento. Adesso San Marco, piede di marmo, palla in tribuna. E allora si può ripartire con una rimessa da fondo, primo piano per San Marco. Rivediamo ancora invece la parata, la reattività di Giulione che va a smanacciare. Qua vediamo invece il contatto, l'errore che fa questo ragazzo è quello di buttarsi non appena sente il piede di Snyder arrivare, ma non mi sembra che ci sia stato uno sgambetto visto che era praticamente fermo.
Tanto anche Santon abbiamo visto inquadrato, ci sono oltre agli squalificati anche i giocatori che sono venuti a far parte di questa trasferta come Santon e Christian Kivu, che non sono a disposizione perché indisponibili, perché infortunati, ma tutti insieme a Udine, gara delicata, gara importante, tutti presenti. Sanchez recupera bene questa palla dietro la linea dei centrocampisti, poi è il capitano che esce palla al piede, va l'arbitro, quando vede che Pelle perde il pallone, che perde il pallone l'Udinese perché lo recupera il capitano, comanda il calcio di punizione per il fallo. Intanto rivediamo la giocata di poco fa con questo pallone allontanato, poi qua c'è un calcio di punizione pericoloso per i padroni di casa al quinto minuto. Vediamo chi ci va, Di Natale. C'è anche Inler che si allontana e quindi sarà Totò Di Natale a cercare la battuta diretta verso la porta di Giulio Cesar. Stanno piazzando due uomini, tre uomini oltre la linea dei, della barriera a disturbare. Adesso ritornano in posizione, pronti a prendere la rimessa, la respinta eventualmente corta. Parte Di Natale, il suo tiro deviato, palo e il gol dell'Udinese. L'arbitro annulla per un fuorigioco. Che cosa dà? Calcio di rigore? Calcio di rigore. Dal calcio di rigore. Calcio di rigore. Deve aver visto una mano in barriera, la palla deviata da qualcuno in barriera. L'arbitro ha fischiato prima probabilmente, vediamo. Vediamo, Mariga. Sì, Balotelli, la palla prende il palo, l'arbitro già dà il rigore prima che arrivi, quindi rigore per l'Udinese che può riaprire la partita con Di Natale, con gioco fermo, quindi non si può parlare di rigore annullato. Di Natale contro Giulio Cesar, siamo al minuto 6, attenzione, forza Giulio, la rincorsa di Di Natale, parte Di Natale, il tiro, gol. Accorcia le distanze l'Udinese con Di Natale sul calcio di rigore, un calcio di rigore comandato per il fallo di mano in barriera di Balotelli, che salta con il braccio alto, largo rispetto allo specchio della porta, rispetto al corpo, scusate, tanto calcia molto bene Di Natale che manda il pallone a stamparsi sul palo. Non si può parlare di gol annullato quando ha protestato, ma l'arbitro, l'abbiamo visto bene dall'inquadratura, ha fischiato quando la palla stava andando sul palo, quindi adesso prende entusiasmo ovviamente l'Udinese che accorcia le distanze. Vediamo che tipo di gara andremo ancora a vedere. Wesley aggancia questo pallone, cerca di mettere in movimento subito Milito, viene accorciato da Heller che gli mette il pallone in out, è rimessa con le mani che può andare a effettuare il capitano. Inter in vantaggio per 3-2, una partenza vivace dei friulani che hanno sfiorato il gol al terzo e trovato il gol su calcio di rigore un secondo dopo al minuto 6 su questo calcio di rigore ben battuto dal capocannoniere del campionato di Natale, che se segna Milito che va 15, lui mette un altro sigillo e va 19. Palla giocata da Valencia, Zapata, palla lunga per il fuorigioco di Natale, era in vantaggio comunque Thiago Motta, e allora si riparte con una punizione che possiamo andare a battere proprio con i nostri centrali o con Giulio Cesar, dove qua dice tanto rivediamo, guardate Balotelli, vedete che allarga il braccio, il pallone impatta la sfera, la devia mettendo rasoterra seduto Giulio Cesar, che nulla può poi sul colpo di testa in tapin, ma il gioco era già stato fermato. Palla giocata all'indietro, in avanti San Marco, scusatemi, con Quadrado, riparte l'Udinese che cerca il lancio lungo per Sanchez che aggancia bene, Thiago Motta su di lui, arriva però il capitano, Sanchez lo punta, gioco di gambe, cerca di finta contro finta di andare dentro, il tiro cross, la palla va in calcio d'angolo ed è il corner numero 7 per l'Udinese contro gli 0 battuti dall'Inter fino a questo momento. Ci sono due battitori, uno a destra e uno a sinistra, decida uno dei due. Allora si defila Sanchez, batte Pepe, palla dentro sul palo lontano, Maicon allontana questo pallone dall'area di rigore, palla che termina non in out perché Sanchez la tiene viva, ci riprova ancora, palla fuori per Di Natale, il cross immediato a cercare il centro area, attenzione alla mischia,
con il pallone salvato da Milito che lo mette in calcio d'angolo per l'ottavo tiro dalla bandierina. Provvidenziale la giocata del principe Milito. Pepe la batte subito, ancora Milito che allontana, San Marco aggancia al limite dell'area, fuori ancora per Pepe, cerca il cross immediato, ancora dentro l'area di rigore, il colpo di testa di Zapata anticipato dall'intervento di Thiago Motta, ancora Pepe cerca il cross dal fondo e la palla reclamano e l'arbitro dà il calcio d'angolo, reclama Pepe un fallo di mano. Petto e poi mano, guardate, petto e poi la palla gli carambola addosso. Non puoi pretendere un calcio di rigore così. Udine, Udine qua sugli spalti, il corner, Valencia, Zapata di testa, mamma mia cosa si mangia Sanchez. Un calcio di rigore neanche di più perché era solo dentro l'area piccola di testa, solo contro portiere. Guardate il cross di Zapata, la girata di testa di Sanchez. Per fortuna è un regalo a Giulio Cesar, ma questa è decisamente una palla gol per i padroni di casa, sotto per 3-2, rimettiamo il doppio vantaggio, forza ragazzi, Big Mac, palla giocata, anzi era Mario, per Snyder, eccolo qua, Mariga cerca di andarsene da solo, fermato da San Marco, chiama l'1-2 con Minito che subisce il fallo, calcio di punizione e ci sarà un giallo forse, no, vediamo cosa, qualcosa da dire, Milito, Lukovic. Lo chiama Bergonzi cercando di richiamare l'attenzione, non è stato ammonito e ha commesso già parecchi falli, uno di questi fra l'altro che l'arbitro non ha visto, con un colpo al volto a Milito, non ha dato neanche calcio di punizione perché proprio non l'ha visto, quindi non può sanzionare quello che non vede. Calcio di punizione con Wesley pronto a battere, salgono Thiago Motta, Lucio, c'è Milito, c'è Balotelli, attenzione al colpo di testa di Mario, attenzione, sono 10-11 minuti, 3-2 per noi, palla dentro, attenzione, il colpo di testa di un difensore, poi allontana Pasquale, recupera Mariga, palla per Lucio, cerca di andare dentro dalla sinistra, guadagna il fondo, entra in aria, cross, corner, primo per noi, primo corner della partita a nostro favore, bravo Lucio a saltare nell'uno contro uno il difensore dell'Udinese, a mettere il pallone sul fondo, tanto la regia ci ripropone questo episodio, ma è corpo e poi braccio, quindi non può essere rigore. Regolamento, imparatelo. Parte Wesley dalla bandierina, attenzione, palla a giro, secondo palo Andanovic, manca l'impatto ma per una spinta di Milito, calcio di punizione difensivo per i bianconeri che non fanno cambi, si continuano a scaldare Materazzi da una parte insieme a Donati e Krihin, questi sono i tre, ricordiamo la nostra panchina, c'è anche Quaresma, Arnautovic e Eto'o. Tanto la palla non esce dall'area di rigore, non ho capito cosa è accaduto, aspetta il fischio dice, e allora Andanovic appoggia il pallone a Quadrado, controlla, gioca con i guantini a freddo, vuol dire Sanchez, Pupi gli mette la palla via, il tocco finale era sulla gamba del bianconero, così dice Pepe Baresi che è lì vicino, ma non se ne avvedono né l'assistente né Bergonzi. Palla giocata da Zapata, l'indietro per Coda, Coda per Lukovic. Inter che deve cercare di mantenere baricentro alto della propria difesa, palla dentro, Lucio aggancia bene, prova a imbastire un'azione con un tocco per Wesley, Wesley si gira, all'opzione Pandev, eccolo servito, all'indietro per Torachicchi, ancora Maicon, Mariga, bravo a saltare il pressing di Inler, gioca il pallone a pelo d'erba sulla sinistra per Zanetti, ha smesso intanto di piovere, palla che viene giocata ancora da Mariga, per Dechi, centrale, chiama il movimento, Pandev dentro, non passa questo pallone perché chiude Quadrado, indietro per Andanovic che spiattona la sfera nella zona in cui Stankovic appoggia lateralmente per il capitano, Sanchez lo va a disturbare, Pupi parte, palla al piede, lo salta, attenzione, cerca di buttarlo a terra, non ce la fa, allarga per Mario, Mario può andare al cross dalla sinistra, parte la traiettoria, dentro il tiro diretto, Andanovic fa in tempo a fare un passo indietro, era diventato un tiro pericoloso, attenzione che ripartono loro in contropiede con Pepe, il contropiede di Pepe, attenzione il taglio di Sanchez da quella parte, arriva Quadrado, sbaglia la giocata il giocatore di Albano Laziale, e allora rimessa con le mani che può andare ad effettuare il capitano servendo Wesley, all'indietro ancora, palla in lungolinea per Milito, viene Coda al disturbo,
nel tentativo di dribbling si porta il pallone in out. La rimessa affidata a Quadrado, il pallone in out, il tocco finale dovrebbe essere di un friulano, così è infatti, e si riparte. Mentre stanno per arrivare forse i primi cambi, no, sono cambiati semplicemente i tre che si riscaldano. Adesso c'è Eto'o, c'è Quaresma e c'è Arnautovic, quindi ancora un po' di riscaldamento per iniziare a sgranchirsi in attesa delle scelte definitive. Mariga parte in slalom, poi Dechi, l'apertura per Mario, controlla bene, elegante con il petto, punta l'avversario Quadrado che lo contrasta, alzati, dice, lo manda a quel paese, perché manda a quel paese l'arbitro Balotelli. Attenzione Snyder che va in pressing, Quadrado che recupera, protesta vivace di Balotelli, convinto di aver subito un'irregolarità dal giovane colombiano. C'è Pupi che recupera la palla, Lucio se ne può andare, palla larga troppo per Pandev che può entrare in area comunque, chiama il pallone Milito, il cross dentro, attenzione la testa di Quadrado che allontana, poi pallone di Pasquale calciato via con Sanchez di testa in anticipo, Thiago Motta rimane basso in copertura, recupera il pallone, mette in movimento Wesley, buona la giocata, un lob morbido, elegante, palla all'indietro per Pupi, Pupi ancora per Wesley, lo attaccano all'indietro ancora per il capitano, si allarga Mariga, cerchio di centrocampo, viene servito, c'è Maicon da una parte, Balotelli dall'altra, viene optato la scelta sulla rive droite per il colosso che punta Pasquale, vediamo se cerca il varco, no, e allora appoggia fuori ancora per Mariga, Mariga per Dechi, il drago guarda e vede ancora la possibilità di giocare sullo stretto per il compagno Keniota che gioca all'indietro, il pallone per Thiago Motta, Thiago Motta per Pupi, sulla corsa può andare a prendere questo pallone con Sanchez che lo viene a contrastare, si accentra capitano, palla giocata ancora su Mariga, Mario appoggia bene la sfera per Zanetti, Zanetti per Dechi, c'è Maicon largo sulla destra, l'1-2, attenzione, buona, eccola qua l'apertura, Maicon entra in area dalla destra, il cross, taglia l'area, Handanovic, il miracolo di Handanovic, il miracolo di Handanovic al minuto 16 sul tiro cross da parte di Maicon, poi l'errore di Di Natale, grande Lucio che recupera, Dechi, Wesley, abbiamo tanti uomini in fuorigioco, rientra velocemente Mario che dice aspetta che ci sono anch'io, Milito appoggia indietro per l'arrivo di Dechi, Dechi per Gogo Goran che riceve sulla tre quarti destra, lo affronta Pasquale, Maicon gli va dietro a Pasquale cercando di portare via l'uomo, viene servito Snyder, palla per Milito, Inter che temporeggia, palla larga sulla sinistra per Mario, un po' lunga, la tiene viva, sì ce la fa uno contro uno con Quadrado, cerca di saltare, fa l'elastico, non passa, è chiuso, si prende una serie di calcioni, prova a passare, viene messo giù dai reiterati falli del, hai capito? Dice smettila di farmi, di darmi i calci, guarda, dice cosa sta facendo. Posizione regolarissima di Maicon sull'azione precedente, qua c'è un buon calcio di punizione da sfruttare al minuto 17, forza ragazzi, ci va Wesley a battere, tutto è pronto per battere il pallone dentro l'area di rigore, mischione dei difensori dell'Udinese, tutti in area tranne Di Natale, parte Wesley, palla dentro, colpo di testa, allontana la difesa con Quadrado e Big Mac che deve andare a gestire questo pallone, lo fa sotto la panca di Marino, il tocco all'indietro è per il capitano Ferronetti, scusatemi, San Marco va al disturbo, no, Ferronetti l'avevo visto iniziare a riscaldarsi, palla lunga per Wesley, posizione regolare, no, Snyder no, Balotelli era in offside. Così però dice Ghiandai, rivediamola questa decisione, no, ha ragione, era in offside anche, sì, di poco, ma era in fuori gioco. E allora non è Ferronetti che sta per entrare in campo, ma Asamoah, ed esce Pasquale, quindi va probabilmente a utilizzare sulla corsia esterna Asamoah, giocatore di grande quantità, tutto questo al 18° del secondo tempo, Quanco Quatquo Asamoah avrà un nome più corto, più facile che questo codice fiscale che ha come cognome. Rilancio di Handanovic e vediamo dove si va a piazzare di fatto il giocatore del
dell'Udinese. Intanto c'è il colpo di testa di Zanetti, Balotelli cerca di gestire questa palla subendo il fallo di un friulano che cade a terra in San Marco, calcio di punizione per noi. Mi sembra che sono passati al 4-3-3, così è infatti. Allora 4-3-3 con a centrocampo, la difesa intanto è così disposta: Cuadrado, Zapata, Coda e Lukovic che gioca terzino sinistro. I tre del centrocampo sono Inler, San Marco e Asamoah, e poi Pepe, Sanchez e Di Natale, i tre davanti. Palla lunga per Milito, un po' trattenuto da Zapata, ma la palla era comunque troppo alta e c'è il pallone giocato al limite. Palla lunga, Maicon, il colpo di testa è di Pepe, Lucio che aggancia questo pallone, è pronto a rilanciarlo nella metà campo dei bianconeri. Inler di testa, palla per Asamoah che tocca il suo primo pallone, viene attaccato da Mariga, palla larga per Lukovic, Lukovic per Pepe che punta Maicon che gli mette il pallone in out, e c'è la rimessa con le mani pronta ad essere effettuata al ventesimo. Grande Lucio nell'anticipo, palla recuperata da Wesley che gestisce questa sfera, si deve liberare anche dell'arbitro che gli fa perdere il pallone, e poi riesce Inler ad andarlo a recuperare in anticipo su Pandev, un momento in cui l'Udinese sembra voler trovare coraggio. Palla larga per Cuadrado, Cuadrado per Di Natale, tolgono punti di riferimento là davanti per favorire il taglio dentro di Pepe, allontana Lucio, poi un'azione confusa tra Inler e Stankovic, alla meglio il giocatore dell'Udinese, il cross di Di Natale, la testa di Maicon, pallone recuperato ancora da Inler, controlla con un braccio e la palla va in essere fermata per il calcio di punizione a nostro favore. Cambi che è arrivato uno in casa dell'Udinese, nessuno per il momento per quanto ci riguarda, si continuano a scaldare dei giocatori, forse c'è un cambio in arrivo in casa Inter. Intanto c'è il pallone giocato perso dall'Inter, recuperato da loro con San Marco, Sanchez sovrappone San Marco da questa parte, Sanchez cerca di andare allo scontro con Deghi che gli porta via palla, e siamo pronti noi a ripartire con la palla servita a Balotelli. Balotelli appoggia indietro per Big Mac che parte in dribbling, perde palla contro Sanchez, Thiago Motta non va troppo per il sottile, calcia via, il controllo di Milito, palla per Snyder, attenzione uomo che arriva, palla per il Principe, sgambettato Snyder da Tergo, da Inler, palla di Milito, uno contro uno, e questa volta ha la meglio Coda nei confronti del Principe, rilanciando per San Marco, bruciato dal capitano che subisce anche il fallo, c'è una amarilla per il numero 14 Paolo San Marco, ammonito al minuto 21 Comasco. Vivaio Milan poi in giro per l'Italia, è arrivato dalla Sampdoria dove giocava l'anno scorso Paolo San Marco. Inquadrato, calcio di punizione per noi, vedete che prende per la maglietta e strattona il capitano che lo aveva bruciato sul tempo, ha ripreso a piovere. Calcio di punizione, non ci saranno tiri, non ci saranno cross perché siamo tutti lì intorno al pallone, quindi si cerca la gestione della sfera, lo fa Wesley servendo Puppi, Dechi, vediamo il movimento fra le linee, eccolo qua Snyder con Inler che lo viene a contrastare, palla giocata su da Zanetti su Mario, Mario cerca di passare, cade a terra, perde palla, poi c'è lo sgambetto ai danni di Sanchez e ammonizione per Mario Balotelli che entra nel club dei diffidati. Questo è il classico fallo che prende il fallo, che non gli fischiano perché magari perde palla, il fallo non c'era, è andato a inseguire Sanchez cercando proprio lo sgambetto sotto gli occhi dell'arbitro. Uno più uno fa giallo. E allora eccoci pronti a rimettere il pallone in movimento con Cuadrado e Coda che giostrano sullo stretto, il lancio in avanti per Sanchez con Zanetti e Mario che gli toccano via il pallone, ma riesce a venire fuori il cileno, attenzione, scambia con Di Natale, siamo al limite, palla larga per Asamoah che allarga per Pepe, arriva Lukovic, pericolo, può andare al cross, bella questa azione dell'Udinese, accerchiante, aggirante, pericolosa, con un cross che taglia l'aria, per fortuna non trova alcuno capace di andare dentro, avete il colpo di tacco di Pepe, il bel cross di Lukovic che però poteva mettere palla bassa, gli dice Di Natale. Effettivamente sono tutti piccolini i giocatori di Udinese, però quando arrivi in velocità da dietro i centimetri contano veramente poco. Mario si fa anticipare, perde palla, attenzione Sanchez va in doppia finta, Cuadrado, il suo cross al centro dell'area, Lucio di testa che allontana, Snyder che cerca di mettere in movimento Pandev di prima intenzione, Lukovic è in vantaggio, tocca il pallone male ma incespica e cade a terra Goran, allora Zapata ancora per Lukovic,
che può avanzare, attaccato da Mariga, scambia con Di Natale, attenzione al movimento, palla larga, attenzione Pepe che può puntare Big Mac, andare al cross, palla sul destro, tenta addirittura il tiro, la palla in tribuna. Palla in tribuna, con il cambio di modulo hanno preso un po' di fiducia, hanno guadagnato un po' di campo, riescono ad avere delle trame cui ancora non abbiamo opposto le giuste misure, non sono cambiati tre davanti, ma i tre centrocampisti con l'appoggio dei due esterni hanno generato fino a questo momento delle situazioni insidiose. Fa degli urli dal campo Dechi a Mario, invitandolo a salire in posizione, c'è il rilancio di Giulio Cesar, Balotelli va a prendere proprio lui, poi Milito di testa, Zapata controlla questo pallone attaccato, lo calcia via Di Natale, spizza il pallone di testa alle spalle di tutti, arriva Giulio Cesar che rilancia su Sanchez, poi Zapata su Snyder che rimane dolorante a terra, si rialza, Hiller che gioca questo pallone, riparte l'azione dei padroni di casa sotto per 3, reti a 2, e Di Natale dentro il pallone non passa e c'è la giocata in copertura di Thiago, bravissimo in questa circostanza a vanificare il tentativo di inserimento di Paolo San Marco. La regia ci ripropone, intanto ci ha riproposto la giocata, il tentativo di Simone Pepe di trovare l'angolo opposto al punto di battuta della porta di Giulione, che adesso si appresta a rilanciare quando siamo al 25esimo con il parziale di Udinese 2 Inter 3. Mario controlla, appoggia all'indietro questo pallone un po' sporco, Giulio Cesar lo va a prendere lui, lo rilancia il più lontano possibile, palla in zona Milito, di testa c'è l'intervento di Coda, Big Mac per Balotelli, protegge, si deve liberare di Quadrado, uno contro uno, cerca di saltarlo in velocità, lo chiudono e la palla va in laterale. Tocco finale di Mario, rimessa per l'Udinese, con le mani effettuato il pallone giocato dentro per Asamoah, Asamoah allarga sulla sinistra per Lukovic, palla a metà strada, Maicon anticipa tutte e due, se ne va, la tiene, arriva dentro l'area di rigore dal lato destro, parte il cross, dentro, anticipati i nostri, recupera Mariga, attenzione, carica il destro, ci prova, rimpallato dal corpo di un friulano ed è Sanchez che tiene palla viva, può far ripartire l'azione per i suoi, scambiando con Di Natale, Di Natale sullo stretto con Hiller, di petto all'indietro per San Marco, escono bene, applauso del pubblico per questa uscita sul nostro pressing, cambio in arrivo in casa Inter, è pronto a entrare Samuel Eto'o, palla giocata larga, Zanetti, bravo, fa la velina, fa bella velina, e allora fuori Mario? No, fuori Pandev, dentro Pandev che non è stato bene in settimana. Al minuto 27 entra Samuel Eto'o, tatticamente non cambia niente, forse Balotelli adesso viene richiamato da Baresi, dovrebbe andare a destra con Eto'o che partirà dalla sinistra, vediamo. No, rimane qua, rimane da questo lato Mario. E allora dentro Samuel Eto'o, fuori Goran Pandev, questo è il cambio. Non cambia il modulo, rimaniamo con la stessa disposizione tattica, con Balotelli protegge, Quadrado gli mette la palla in out, forse c'è anche fallo. È fallo. Calcio di punizione, lo va a battere Puppi, 27 minuti sul nostro cronometro, con Zanetti che cerca il movimento dietro di Eto'o, la testa di Coda che allontana, Balotelli aggancia questo pallone con Sanchez che lo disturba, tenta il numero, poi Sanchez gli mette la palla in out, trattasi di rimessa con le mani, qualche metro oltre la panchina del tecnico Pasquale Marino, con le mani il capitano Wesley viene incontro, scarica sul numero 4 nerazzurro che subisce la carica irregolare di Hiller, quindi calcio di punizione esattamente qualche metro più indietro rispetto a dove si era partiti precedentemente. Dechi prova a giocare rapidamente questa palla, sbaglia la giocata, ripartono loro in contropiede con Asamoah che salta Big Mac, palla larga per Sanchez, siamo un po' sbilanciati, rientrano però i nostri 4 più 2, e allora il pallone dentro per Di Natale con Thiago Motta, finta e controfinta, palla fuori ancora per Sanchez, va al tiro cross, il corpo di Dechi in calcio d'angolo, corner numero 10 che possiamo andare a difendere con tutti i nostri uomini tranne Eto'o e Snyder, rimangono in due fuori dall'area, tutti gli altri vanno dentro pronti a saltare,
sul cross di Pepe, palla dentro, il colpo di testa è di Mariga, poi Stankovic recupera il pallone, Maicon si può distendere la manovra con Maicon che ha il varco centrale, attenzione, fai come Nicola Berti, no, allarga per Eto'o e allarga troppo la giocata con Eto'o che non ci riesce ad arrivare. Ho quasi pensato a un Maicon come Nicola Berti a Monaco di Baviera, ricorderete quella galoppata, ha preso palla lì, Nicola era andato in porta. Qua questa volta lui ha scaricato prima il pallone, anche perché aveva delle opzioni, cosa che Berti aveva un pochettino meno. Avanzano con Inler e Lukovic sul binario di sinistra, palla che viene giocata contro Big Mac, che viene saltato, parte un cross che però è troppo profondo e quindi recuperato facilmente da Giulio Cesar, palla che forse Giulio ha evitato anche che terminasse a fondo campo. Comunque pronto adesso a far ripartire la manovra con una battuta in zona Eto'o, Milito, lui con coda, colpo di testa dell'ex empolese, palla che rimpalla fra i due, recuperata da Samoa, ripartono ancora i padroni di casa con Pepe contro Maicon, si accentra il romano, cerca il cambio di gioco sulla corsia destra dove arriva il colombiano Cuadrado che riceve, lo va a prendere il capitano, ancora Pepe, siamo ai 25 metri, dentro ancora per Cuadrado, solo, mamma mia! Una palla d'oro di Pepe Cuadrado solo contro Giulio Cesar, sciupa tutto, anziché tirare appoggia il pallone in mezzo alla mezz'ora, clamorosissima palla gol per l'Udinese, la posizione è regolare, vedete Cuadrado l'appoggia, è a metà strada il tocco fra il... e applaude giustamente il pubblico, è a metà strada tra il tiro e l'assist e quindi non è né l'uno né l'altro. E per nostra fortuna la palla termina a fondo campo, ma Udinese che sta iniziando ad avere sul proprio tabellino 1-2 occasioni da gol nel corso di questo secondo tempo, oltre alla 3 occasioni da gol, oltre al rigore trasformato. Qua c'è un fallo di mano fischiato a San Marco, una punizione a nostro favore. Inter che a proprio favore nel secondo tempo ha avuto solo una opportunità con Maicon che ha impegnato Andanovic in una parata piuttosto impegnativa, Inter che ha gestito ma che adesso deve forse, se ne ha ancora le forze, ricordiamo che siamo alla terza partita intensissima in 8 giorni dopo l'11 contro 9 di Inter Sampdoria, la gara col Chelsea, adesso con le tante assenze, i tanti squalificati, tanto si fa male Cuadrado che cade male, vediamolo, soccorso dei sanitari, non so se si è fatto male alla mano, probabilmente al fianco, è caduto, deve essere caduto male, bomboletta, spray, passa tutto. Allora Materazzi si sta scaldando, Donati si sta scaldando, Quaresma, questi sono i tre che stanno lavorando in questo momento, vediamo quali saranno le prossime mosse di Baresi in panchina, tanto Udinese in 10, Inter che gestisce il pallone con Dechi che allarga sulla destra per Maicon, Pepe già al disturbo, palla per Balotelli che adesso è da quel lato, serve di tacco Maicon anticipato da Pepe ma c'è Wesley, anzi da Lukovic che recupera questo pallone, bravo Wesley, adesso deve giocarlo in avanti, lo fa servendo Mike, all'indietro ancora per Snyder trova il varco per Eto'o ma capisce tutto quanto Zapata e fa ripartire il contropiede con Sanchez, Di Natale, Dechi ruba il pallone però e blocca questa ripartenza, palla dentro ancora per Eto'o, allarga per Snyder, possiamo andare dentro, la palla per Milito, posizione regolare, entra in area dalla sinistra, uno contro uno, salta l'avversario, palla fuori, Wesley liscia clamorosamente il pallone con un piattone, voleva metterla dentro, ripartono loro, siamo stanchi, attenzione Eto'o, freschezza dai tuoi piedi, palla dentro, Lucio gigante recupera, palla che viene recuperata adesso da Eto'o, palla in avanti, si riparte ancora con l'ennesima azione, Eto'o scambia con Wesley, Maicon, c'è Big Mac sulla destra, è pronto ad entrare intanto il numero 27 Dzeko, nuovo acquisto dell'Udinese arrivato dal Racing Santander, pronto il suo ingresso sul terreno di gioco, Alexander Dzeko, palla che è giocata sulla laterale da Mariga per Maicon,
Maicon per Dechi, viene a pressarlo San Marco, va nello spazio Maicon, gli porta via il pallone Pepe, ripartono loro con Asamoa, Di Natale, tutto un tocco, sono già sulla destra con Sanchez, 33 dice il cronometro, parte in dribbling Sanchez, all'ippoggio all'indietro, Asamoa, Asamoa per Inler, Inler allarga immediatamente sulla laterale per Pepe che mette giù, sovrappone Lukovic, Pepe va dentro da solo, attenzione, arriva al limite, carica al destro il suo tiro, tribunona, cambio, vediamo chi esce, se mette 4 punte oppure se cambia un attaccante, mette 4 punte. Fuori San Marco, dentro Dzeko, e quindi tenta Marino il tutto per tutto, schierando la squadra adesso con un 4-2-4, Di Natale e Dzeko davanti, Pepe e Sanchez sulle laterali. Forse è il momento di mettere, che tornano utili i centimetri di Materazzi a questo punto, con Inler e Asamoah a fare il lavoro in mediana, ma è anche il momento per fare il quarto gol, così spegniamo qualsiasi velleità. Maicon di testa intercetta questo pallone che Pepe però riesce a domesticare e mettere in avanti per Dzeko, con Lucio che in allungo smorza la traiettoria della sfera, la tiene comunque lo spagnolo, la palla va in out, rimessa per i padroni di casa che adesso tentano nel quarto d'ora, 10 più il recupero finale, il tutto per tutto. Asamoa va a sbattere contro Big Mac che rimpalla via questo pallone, il tocco finale è di un giocatore in maglia bianconera. Si riparte con una rimessa da fondo affidata a Giulio Cesar, mentre vediamo se ci sono cambi in arrivo in casa Inter, ancora no. Forse Baresi vuole capire come si riesce a gestire questa situazione contro il 4-2-4 con un, anche noi, 4-2-4 fondamentalmente, 4-2-3-1 è qualcosa di simile. Intanto guarda il proprio cellulare José Mourinho. C'è il rilancio di Giulio Cesar, Mario cerca di controllare questo pallone, commette fallo però ai danni di Asamoa e calcio di punizione è immediatamente battuto sulla laterale per Lukovic. Pepe prova ad andare all'uno contro uno, si muove bene Lukovic che può andare sul fondo, tiene la palla viva per andare al cross, evita che la palla esca all'uno contro uno con Lucio, vuole guadagnare adesso il calcio d'angolo, poi Lucio commette fallo ai danni del giocatore serbo e quindi sarà un calcio di punizione, una specie di calcio d'angolo in favore dei padroni di casa. Vedete che lui se ne va con un dribbling e commette fallo, calcio di punizione, pronto Materazzi, è pronto Matrix ad entrare in campo, ma qua c'è questo calcio di punizione al minuto 36 in favore dell'Udinese, sotto per 3-2, Inter che sta stringendo i denti dopo un gran primo tempo. Il gol di Natale, attenzione, un po' di stanchezza anche, parte la traiettoria, calciata male questa palla che non ce la fa Sanchez a tenere in campo. E allora facciamolo questo cambio, è pronto Marco? Ancora no, bisogna pazientare, cambio, cambio dice. Allora Zanetti andrà, facciamo 4, vediamo cosa sta dicendo Baresi, non è ancora momento però di fare il cambio, mentre no, dice Bergonzi, rilancia, non è pronto il cambio. Baresi è in campo, sta parlando con Eto'o e c'è il cambio adesso, sì. Allora fuori Mario, dentro Materazzi per i minuti finali al 37esimo, quindi andiamo a metterci a rombo con Thiago Motta che torna a centrocampo, fischia il pubblico Mario che ha giocato una gambarita, ha fatto un gol bellissimo, ha preso un sacco di calcioni, ha fatto una partita alla Balotelli, insomma, dove non passa inosservato per la qualità dei suoi colpi. Allora adesso siamo a 3 in difesa, siamo a 3 in difesa, ha aggiunto un uomo, tanto c'è un fallo di Milito, su Milito, e si fa male però il giocatore che cerca di commetterlo, il fallo, cioè Sanchez. Siamo a 3 dietro, quindi giochiamo con Lucio, Materazzi e Thiago Motta, questi sono i 3, a destra c'è Maicon, a sinistra Zanetti, i due mediani sono Big Mac e Stankovic, poi c'è Snyder e le punte Milito e To, quindi un 3-4-1-2, vediamola così. Thiago mette il pallone dove non va nessuno, non si sono capiti. E allora c'è il rilancio affidato ad Handanovic, due palloni in campo, 38 i minuti, il pallone di Handanovic, vediamo se vuole battere lungo, appoggiarlo, vuole appoggiarlo a Zapata, si allarga, c'è solo Milito lì che li disturba, allora lui batte lungo per Quadrado, Snyder lo viene a prendere, centralmente la palla per Inler,
il Ravanza, palla al piede fino oltre la linea mediana del campo, adesso cerca la collaborazione in Sanchez. Sanchez attaccato, recupera però in Snyder, forse un fallo su di lui, palla però lanciata via, recuperata da Coda, Coda per Inler, Inter che ha abbassato decisamente il baricentro della propria difesa anche se cerca di tenerlo almeno ai 22 metri, palla di Zapata per Pepe, Pepe con Big Mac che lo disturba, c'è Eto'o in fase di ripiegamento, Lukovic, Lukovic chiuso, cerca la collaborazione ancora di Pepe, non c'è fuorigioco, parte in dribbling Pepe, il cross dentro, la testa di Lucio che allontana, Milito anticipato da Zapata, appoggia centralmente per Inler, c'è l'assedio finale dei padroni di casa con il taglio dentro, Lucio che anticipa in bicicletta Dzeko, palla recuperata da Cuadrado che la mette giù, Sneijder lo viene a disturbare, cerca con un gioco di gambe di mandare a vuoto l'olandese, palla larga di Inler dentro, impreciso, Thiago, Thiagone, mi esce bene, poi Big Mac cerca di allargare per Sneijder, Coda capisce tutto e ripartono ancora loro con Inler, Inler cambia tutto sul fronte destro, ma è Maicon a recuperare la sfera, pronto ad andarsene con un'azione personale, inseguito dai giocatori friulani che lo contrastano in maniera irregolare, c'è il fallo di due uomini, ci sarebbe anche forse un giallo, calcio di punizione per l'irregolarità di Gökhan Inler con Maicon che aveva puntato decisamente verso la porta, punizione battuta, c'è Zanetti, c'è Sneijder, Pupi prova ad andare da solo, attenzione, si accentra, carica al destro, mi va al tiro il capitano, il Pupi mi va anche al tiro, fuori però. E allora 40 minuti, forza ragazzi, forza forza forza, con Andanovic pronto a rilanciare ma Milito la disturba, adesso si allargano e prova a servire Zapata, Milito va a disturbarlo e allora gli rende palla indietro e allora scala immediatamente Sneijder su Coda, insomma si costringe un po' in affanno i due difensori più Andanovic che sta urlando di tutto ai suoi, adesso riescono a venire su in maniera articolata con Inler, palla al piede al cerchio di centrocampo, Dzeko su di lui, palla per Asamoah, viene fuori Big Mac al disturbo, Asamoah cerca l'1-2 con Di Natale, accorcia Eto'o che gli rimpalla via la sfera ma la recupera ancora Inler, ancora Asamoah, ancora Udinese in possesso palla, cerca la battuta dentro, il corpo di Stankovic al limite, Sanchez cerca il numero, poi Materazzi, doppio intervento di testa, c'è il fallo su Mariga, calcio di punizione per noi, applausi, bene bene, bravo 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 Torachichi, bravissimo, calcio di punizione difensivo, ombrelli aperti nei posti scoperti, segno che piove ancora qua ad Udine mentre si continuano a riscaldare alcuni giocatori, ricordiamo che l'Inter ha fatto entrare Materazzi ed Eto'o, si scaldano ancora tre giocatori, nell'Udinese è entrato Dzeko e Asamoah e si scaldano anche i giocatori dell'Udinese, calcio di rinvio, calcio di punizione che batte Giulio Cesar cercando larghissimo Eto'o che controlla, no, il tocco finale è il suo, non è quello di Lukovic che può effettuare la rimessa in gioco con le mani, rimessa in gioco che non sa a chi dare perché sono tutti lontani i compagni, adesso prova a rimettere il pallone dentro, c'è la testa di Big Mac e poi ancora Eto'o, appoggia all'indietro il pallone, bene per Sneijder, Sneijder potrebbe servire Milito che appoggia per Eto'o, attenzione arriva Maicon sulla destra, può andare al cross immediata, la traiettoria dentro, Zapata di testa che allontana, poi Lukovic, palla recuperata ancora da Maicon, Eto'o, quanto è alta questa palla, oh quanto è alta questa palla, calcia male, corpo basso, palla alta, tribunona con al minuto 41:20 Andanovic pronto a rilanciare, forza ragazzi, Cuadrado attaccato da Sneijder, vediamo, gestisce questo pallone con un retropassaggio, Andanovic attaccato da Milito, palla che scotta, Zapata rilancia come può e riesce a servire un compagno, è Lukovic che riceve questo pallone e porta avanti con Inler la manovra, si sente la mancanza di D'Agostino nella linearità delle giocate, allora c'è una palla che Stankovic prova ad andare a prendersi con Cuadrado che però in vantaggio aveva giocato male il pallone di Natale, ripartono ancora loro con Inler, Dzeko riprende la posizione, Eto'o accorcia, recupera questa palla, no, poi c'è il fallo di Big Mac, dal vantaggio l'arbitro, avanzano con Lukovic al limite, Di Natale, palla fuori, attenzione, cercano di andare 1-2 con Dzeko, il taglio dentro per Cuadrado, attaccato da Sneijder, bravissimo a disturbarlo, adesso il colombiano all'altezza della bandierina vuole guadagnarsi qualcosa ma è Sneijder che calcia via questo pallone recuperato da Coda, Inter tutta sotto la linea della palla con Inler, palla che viene giocata centralmente per Pepe, viene a prenderla ai 40 metri, posizione centrale, cerca il lancio dentro, fuori gioco di Di Natale, poi era già lì Lucio e Giulio Cesar, 42:30, forza ragazzi, 42:30,
con il calcio di punizione per la posizione irregolare di Totò Di Natale. È andato in gol anche sul calcio di rigore, rimpinguando il suo bottino, è andato a quota 19. In precedenza era andato in gol rimpinguando il suo bottino anche il principe Milito per il suo 15° centro. C'è il rilancio di Giulio Cesar, palla che va nella metà campo bianconera, c'è l'intervento di Coda, poi Lussio controlla con un lob per Dechi, un gioco pericoloso, metti piedone a martello Inler, piedone a martello, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo. Inter che forse farà un terzo cambio per spezzare il ritmo negli attimi finali, aspettiamo la lavagna del quarto uomo per vedere quanto recupero verrà concesso. Milito intanto, Snyder che si propone in aiuto, il principe difende questa palla, appoggia indietro per il capitano per Dechi, subisce un calcione, poi Thiago Motta si fa attaccare perdendo il pallone per l'intervento dello spagnolo Dzeko con le mani, Sanchez per Inler, ancora Sanchez, ne ha due intorno, palla dentro, Dechi di testa, la palla in out, è rimessa con le mani in favore dell'Udinese, se ne va ad incaricare della rimessa Cuadrado per Asamoah, attaccato da Snyder che sta correndo molto in quella zona, palla giocata da Zapata, allargata per Lukovic, esce Maicon, il tocco per Pepe per Inler ancora, attenzione il taglio dentro per Sanchez, si chiude la nostra retroguardia, Sanchez cerca il varco con una giocata personale, scarica fuori per Cuadrado, il cross dietro la linea dei difensori, esce Giulione, calma ragazzi, 44-20, dimmi Pierpaoli quanto vuoi far giocare ancora, tira sulla lavagnetta, forza, tanto la regia indugia sulla tribuna nerazzurra con il mister, con José Moraes, con tutti i ragazzi accanto, Cambiasso, Montari, Cordoba, Wally e poi ci sono anche Kivu e Santon, palla che viene giocata oltre a Caldirola e Orlandoni, palla che viene giocata da Valencia, Zapata per Asamoah per Pepe, parte in dribbling, si accentra, lo viene a inseguire Eto'o, il tocco è pronto ad entrare René Crin, intanto palla che viene giocata adesso da Sanchez, parte con un doppio dribbling, attenzione, palla al limite per Pepe, carica il tiro, la deviazione in corner di Giulio Cesar che mette il guantone al minuto 45, sono 4 minuti ancora da giocare, il tiro di Pepe, la parata di Giulio Cesar, corner battuto, corto, Sanchez scambia con, attenzione, manda vuoto Milito, il cross, la deviazione, palla dentro l'area, allontana e poi il rimpallo, la carambola sul rilancio di Milito, sul corpo di Hiller e va bene così, 45-30, forza ragazzi, è pronto a rilanciare il pallone, cambio in casa Inter, fuori Wesley, entra Krihin, un po' di forze fresche ci stanno, si spezza un attimino il ritmo, esce con calma il re del rock and roll, Snyder, solita partita di grande intensità, saluta il pubblico nerazzurro, non aveva agitati ancora, guarda lì là, numerosissimi come sempre, settore ospiti completamente riempito di popolo nerazzurro, esce Wesley Snyder, entra René Krihin, per lui quarto gettone in campionato in questa stagione, c'è il rilancio affidato a Giulio Cesar, palla nella metà campo dell'Udinese dove Crin va a saltare di testa, prolunga la traiettoria, poi Cuadrado all'indietro per Coda, Milito in pressing, il dindon dan del difensore empolese, ex Empoli, pardon, poi Crin ancora un rimpallo con Dechi che cade a terra, Cuadrado attaccato, scambia con Sanchez, Zanetti non lo fa passare, poi Stankovic in intervento in scivolata, si prenderà forse l'ammonizione Dechi, vediamo, ammonito Stankovic per questa entrata su Sanchez, sì, 47esimo, è il sesto cartellino giallo per Dechi, ne mancano ancora due abbondanti da giocare, forza, teniamolo questo 3-2 ragazzi, importantissimo, forza, attenzione, palla recuperata bene da Dechi, Milito resiste, apre sulla destra ma male e qua c'è un fallo, bravissimi, ammonito Asamoah, ammonito Asamoah e quindi attenzione a questa, calcio di punizione da battere, sono passati 20 secondi dopo i 47, i nostri in tribuna iniziano ad alzarsi e lasciare la posizione, Crin scambia con il capitano che cerca di rendergli palla, ci guadagniamo una rimessa con le mani, 90 secondi da giocare, forza, capitano
c'è un giocatore a terra, fa ripartire l'azione per Green che perde il pallone nel contatto con Quadrado, che appoggia per Asamoah, ancora Quadrado, riparte l'Udinese con il pallone dentro per Di Natale, gira la sfera, c'è Lucio, va a vuoto, forse un fallo su di lui, Asamoah allarga rapida l'azione per Pepe, Maicon lo va a contrastare, viene saltato, pericolo, entra in aria Pepe, attenzione, il suo tiro cross taglia tutto, Dechi allontanando, poi Asamoah attaccato da Green, palla per Di Natale, vertice di destra, contro cross, la testa del drago, poi Maicon, palla che si impenna, evitiamo il corner, ce la fa Lucio, gigante Lucio, gigante Lucio, palla da rimettere in gioco per loro, mancano 40 secondi, forza ragazzi, palla messa giù, Asamoah appoggia, anzi Zapata per Hiller, Hiller per Quadrado, carica al destro, parte in dribbling, perde il pallone per l'intervento di Dechi, poi arriva Green, appoggia bene per Big Mac, attenzione, distendiamo, teniamola quella palla, va da solo, subisce il fallo, punizione per noi, bravo Tarachichi, bravo, punizione per noi, punizione per noi, punizione per noi, forza ragazzi, punizione per noi, mentre José Mourinho tra i fischi del pubblico lascia lo stadio e si ferma lì a vedere gli scampoli finali, ormai l'attenzione è per lui, punizione battuta con Eto'o, prova ad andare da solo, è scaduto in questo momento il quarto di recupero, fischia Bergonzi, Bergonzi, fischia Bergonzi, Maicon con la punta, attenzione, avanzano ancora loro, deve fischiare, finita, attenzione, la palla dentro di Natale, chiude la nostra difesa, fa giocare ancora, attenzione, carica il destro Hiller, allarga per Sanchez, è l'ultima manovra di Friulani, finta contro finta, scivola, palla fuori, tira, deviazione, traversa, traversa e dice che basta così, basta così, l'Inter vince a Udine 3-2, l'Inter vince a Udine 3-2, grande impresa dei ragazzi, grande partita dei ragazzi, Udinese 2, Inter 3, Pepe, Balotelli, Maicon, Milito e Di Natale su rigore, è tutto dal Friuli, grande Inter, grande cuore nerazzurri, è tutto da Scherpini, lì nello studio.